tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Premier Renzi contestato all'uscita dal Teatro Rossini dalla Lega Nord, dai comitati No Trivelle e da alcuni insegnanti. Durante l'incontro il Presidente del Consiglio ha annunciato di voler tagliare le tasse. Caso Rossi, il sindaco Seri prende tempo e rimanda qualsiasi decisione sulla scelta del nuovo portavoce. Per l'ex sindaco Aguzzi questa amministrazione è già la frutta. Spazio dedicato alle vostre segnalazioni, stasera ci occupiamo di un tombino pericoloso che si trova in una delle strade più trafficate della città di Fano. Buonasera da Occhio alla Notizia, apriamo il nostro telegiornale parlandovi della visita pesarese del Premier Matteo Renzi, che è stato contestato all'uscita dal Teatro Rossini, dalla Lega Nord, dai comitati No Trivelle e da alcuni insegnanti. Poco prima, in un teatro tutto pieno, aveva annunciato di voler tagliare le tasse. Il resoconto di queste ore pesaresi di Renzi nel servizio di Simona Zonghetti. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato fortemente contestato all'uscita dal Teatro Rossini di Pesaro, dove dopo Rimini ha deciso di far tappa per rivelare quali saranno le scelte del governo per il rilancio dell'economia e il taglio delle tasse. E ha deciso di partire proprio da qui con uno stress test, come lo ha definito il Premier, il percorso in 100 teatri per illustrare quanto fatto finora e quanto c'è da realizzare nei prossimi 2 anni e mezzo fino alle elezioni. Un resoconto, quello di oggi con la platea del Massimo Pesarese, iniziato intorno alle 15 dopo un omaggio all'archeologo di Palmira, trucidato dalle milizie dell'ISIS, con un estratto dell'opera Aureliano in Palmira di Gioacchino Rossini. A suo arrivo sul palco, però, un cittadino ha lanciato petali rossi con un chiaro riferimento a quanto accaduto a Roma ai funerali di Casamonica. 6 poi i temi presentati da Renzi: riforme, tasse, economia, valori, diritti, cantieri, in una slide di sintesi per illustrare le iniziative, le leggi e le proposte per cambiare il paese. Ricordando gli 80 euro iniziali, Renzi ha aggiunto che il prossimo anno verranno tolte TASI e IMU per tutti, poi nel 2017 interverranno sull'IRES, cioè sulle tasse sulle imprese, portandola dal 31% al 24% sotto la Spagna, mentre nel 2018 si concentreranno sull'IRPEF. Nei prossimi anni non ci sarà una situazione da campagna elettorale, ha detto, ma di un paese da finire di sistemare con le riforme. Dopo 20 anni di rissa di un'Italia divisa fra berlusconiani e non, destra e sinistra, ha concluso, dico che siamo arrivati al momento in cui bisogna lavorare tutti insieme per il bene dell'Italia, senza più permetterci il lusso di perderci nel chiacchiericcio di fronte a tutta la bellezza del nostro paese. Il Premier inoltre ha firmato un protocollo insieme al sindaco Ricci e al presidente della regione Ceriscioli con l'obiettivo di impegnare il governo a sostenere Pesaro per il riconoscimento UNESCO di città della musica. Ad aspettarlo fuori dal teatro invece vari gruppi di manifestanti della Lega Nord, dei comitati No Trivelle ed alcuni insegnanti. Sono volati insulti e slogan contro il presidente, tant'è che per ragioni di sicurezza è stato formato un cordone di polizia. Siamo in battaglia perché qui c'è un deficit di democrazia. Un presidente del Consiglio che si blinda dentro un teatro, mette sugli audio di, mi dicono, di Grillo, abbiamo sentito, dice le battute che fanno veramente ridere, che passeremo a crozza, così non deve neanche faticare. È un presidente del Consiglio che veramente non rappresenta il popolo che vorrebbe rappresentare. Venga a parlare con i cittadini, si è blindato dentro, noi ci abbiamo bloccato il corteo, addirittura per ordine evidentemente alto, probabilmente Alfano, viene sempre a pensare, ma come, per i Casamonica nessun problema, invece per la Lega che viene solo ad ascoltare senza né oggetti contundenti, né uova, né niente, sblocco della polizia che poi abbiamo concordato di superare. Potremmo sparire in un giorno, guarda, loro non saranno capaci di governare lo stesso, né loro né in Europa, purtroppo, perché le cose stanno in una maniera, io l'ho vista tutta la faccenda,
perché o i giovani ci pensano loro e si mettono insieme senza odio, neanche trasversali quasi vorrei dire, o non si arriva da nessuna parte. Siamo dalla parte del giusto e difenderemo con tutte le nostre forze la costa pesarese e tutte le coste di tutta Italia. Che cosa chiedete a gran voce? Noi siamo qua per opporci fondamentalmente contro un nuovo progetto che è stato rilanciato a seguito dello Sblocca Italia, emanato da Renzi, dal Parlamento, e ci opponiamo alla costruzione di questo nuovo progetto di rilevamento petrolifero, di scavi, di pozzi, gasodotti sulle coste dell'Adriatico. In particolare noi come coordinamento Notrif Pesaro manifestiamo contro il progetto denominato Bianca e Luisella, che prevederà l'installazione di 2 piattaforme, 8 pozzi petroliferi a 24 km dalle coste pesaresi. Derubati della scuola pubblica, questo è un altro striscione presente fuori dal Teatro Rossini. Per quale motivo? Perché comunque la legge 104, no, che è passata, ci toglie ogni diritto, ogni libertà di insegnamento e non ci dà più la possibilità di avere un posto di lavoro, e quindi la continuità didattica non è assicurata, e il precariato non è superato, perché comunque i supplenti continueranno a lavorare come supplenti, e quindi tutte le cifre che sono state sbandierate e tutti i soldi che sono stati sbandierati non ci sono, perché comunque i tagli continuano a esserci sia sui posti di lavoro, quindi non si sa come questa riforma cambierà la scuola. Intanto comunque il nostro diritto all'insegnamento viene comunque minato. Alla tappa pesarese del Premier ha partecipato anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, al quale abbiamo chiesto notizie sul caso Davide Rossi. Sentiamo le sue dichiarazioni. A settembre partirò con la riorganizzazione della macchina amministrativa. È chiaro che ho anche un'esigenza di rafforzare, è un servizio che io devo dare alla cittadinanza, e chi viene sa benissimo che c'è questa esigenza. Davide Rossi sì, Davide Rossi no. Per il sindaco di Fano Massimo Seri la scelta del suo portavoce è di quelle da far venire un mal di testa così, anche perché di nomi da scegliere ce n'è soltanto uno. Davide Rossi, appunto, politico d'esperienza, già cofondatore della Tua Fano dell'ex Stefano Aguzzi di centrodestra, poi vicepresidente di Matteo Ricci in provincia nel centro-sinistra, e l'anno scorso cofondatore della lista civica Noi Città, di nuovo a sinistra, espressione dell'attuale sindaco. La scelta diventa ardua perché non piace il nome di Davide Rossi agli alleati PD e SEL. Seri però rivendica il suo ruolo di capo della maggioranza, che dunque gode di insindacabile autonomia, come ha dichiarato lui stesso. Getta insomma acqua sul fuoco delle polemiche e rimanda la scelta a settembre. Vengo proprio ora dall'incontro con il Presidente del Consiglio Renzi, che ha detto una cosa giustissima: impariamo a voler bene al nostro paese, impariamo a voler bene a cominciare dalle nostre città guardando al futuro, basta con queste scorribande, io voglio solo lavorare per il bene della città, confrontandomi, coinvolgendo anche la gente. Mi sono stancato delle chiacchiere, che non mi presterò più a polemiche di questo tipo, perché, ripeto, la gente non vuole questo, vuole confrontarsi sulle questioni. Ripeto, problematiche ce ne sono tante, lo ha ricordato anche Renzi oggi nel suo intervento, ma a maggior ragione quando ci sono momenti difficili non bisogna piangerci dietro. Le polemiche non servono, ma dobbiamo confrontarci cercando di raggiungere gli obiettivi e fare degli sforzi. Ripeto, una città come la nostra ha tanti elementi, ha un potenziale che non ha saputo sfruttare anche negli ultimi anni, e su questo dobbiamo recuperare, perché questa è la vera sfida. Poi ci misuriamo sui contenuti. E su questo argomento è intervenuto anche l'ex sindaco di Fano, Stefano Aguzzi, secondo il quale questa amministrazione è ormai alla frutta. Sentiamo il suo pensiero. Io rimango meravigliato del dibattito che ho trovato rientrando dopo alcuni giorni all'estero. Dico che di fatto la legge questo lo consente, e su questo non trovo nulla di strano. Quello che penso è che questa non sia la massima emergenza oggi nella città di Fano. Diciamo sempre che non ci sono i soldi per i servizi sociali, che non ci sono i soldi per chiudere le buche, che non ci sono soldi per i dipendenti del comune per magari ampliare alcuni servizi, e poi vediamo che l'idea del sindaco è quello di assumere per chiamata diretta un
suo segretario personale e capo di gabinetto, ruolo che fino ad oggi lo sta svolgendo un funzionario interno, come del resto è successo quando io ero stato sindaco per 10 anni. Un'amministrazione dopo un anno di insediamento dovrebbe essere proprio nel pieno del suo fare, del suo entusiasmo per risolvere i problemi della città. Invece io assisto continuamente ad un dibattito tutto interno su a chi dare incarichi, chi collocare in giunta o alla presidenza del consiglio. Adesso addirittura si parla di aumentare la giunta a 7. Ecco, io credo sinceramente che questa sia una giunta ormai alla frutta e che se è votato appena poco più di un anno fa, quindi sono alla fine dell'antipasto, ma sono già di fatto alla frutta. E siamo alla cronaca. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Pesaro hanno soccorso un ciclista di 42 anni che stamani era rimasto bloccato con la mountain bike lungo un sentiero del Colle San Bartolo, imboccato per errore. La Guardia Costiera ha inviato sul posto un battello impegnato nei servizi di mare sicuro. L'equipaggio ha individuato il ciclista in difficoltà e lo ha prelevato e portato a riva. E una bambina di 8 anni è rimasta ferita in un incidente stradale accaduto intorno a mezzogiorno alla rotatoria della Liscia a Fano. Un fanese di 52 anni e la sua figlia, a bordo di uno scooter Yamaha T-Max, provenivano da via Nazario Sauro per poi uscire in direzione di via Roma, quando una Fiat 500 guidata da un anziano ultra settantenne si è immessa nella rotatoria da via Primo Maggio, urtando lo scooter. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge e il 118 che ha trasportato la bimba al pronto soccorso del Santa Croce, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Alcuni nostri telespettatori, e ribadiamo che le vostre segnalazioni sono quanto mai importanti e utili per la nostra redazione, ha segnalato un tombino pericoloso in via del Ponte a Fano. Noi siamo andati a verificare e in effetti guardate che cosa ci ha riservato il tombino. Signora, buongiorno. Lei che vedo transita con la bicicletta, ha notato quel tombino rovinato? Ho visto stamattina, ieri. Vedete, anche pericoloso che vanno i bambini. Ha visto qualcuno che si è fatto male? No, finché adesso ancora non ho visto niente. La mattina presto passa, guarda, cioè, è pericoloso. Voi che passate qua, da quanto tempo è in quella situazione il tombino? Qui, non so se è qualche mese. Ah sì? Se ne è di più. Qualcuno si è fatto male, ha sentito, visto qualcosa? Non lo so, ma prima o poi si fa male qualcuno. Poi il cittadino si stanca dopo, no? Detto questo, no? Perché vede che c'è un fregno, perché poi se il cittadino collabora, vede che l'amministrazione, perché poi cambiano i sindaci, però gira e gira, sono sempre qui, loro vanno a tagliare sui nastri. E sarebbe che se il comune andasse a favore col cittadino, penso che qualcosa andrebbero meglio. Lei che percorre questa strada, ha notato il tombino, quello lì, rovinato? Sì. L'ho notato. Che cosa ne pensa? Ci è mai passata di fianco? Mai rischiato di cadere, di inciampare? Quello che penso io è che qualcuno l'ha visto, perché se l'ho visto io lo vede anche qualcun altro. Una volta c'era più cura, c'era più attenzione in queste cose, d'altronde c'era pericolose. Attenzione, perché in definitiva non ho mai visto qualcosa di rotto così. Veramente. E non va bene così, perché ci sono i buchi grandissimi. Io sono caduta 2 volte. Qua sempre nel quartiere di San Lazzaro? No, in centro. Un appello all'amministrazione comunale? Male, tutto il viso, mi ero rotta tutto, ho dovuto andare al pronto soccorso. E via del Ponte è una strada anche molto trafficata, ma guardate la pericolosità di questo tombino. Praticamente c'è una griglia fatta di questi pezzi di ferro, forse provvisoria o forse quanto rimane di questo tombino. Un bambino potrebbe cadere, addirittura una gamba gli si potrebbe infilare dentro. Una situazione da risolvere il prima possibile. Bene, ed ora cambiamo decisamente argomento. Buona partenza ieri per la Fiera di San Bartolomeo, che come sempre si svolge nel lungomare di Sassonia. Come abbiamo fatto ieri, anche questa sera apriamo una finestra dalla Fiera e abbiamo in collegamento Marco Ferri, che già vedo in collegamento. Allora Marco, buonasera, come sta andando questa seconda serata? Collegamento.
Sì, buonasera Lino, sta andando bene, direi di sì, non c'è stata una grandissima affluenza di pubblico questa mattina e nel corso del pomeriggio, dunque gli ambulanti sperano nella serata, nel dopo cena. Probabilmente anche perché in molte hanno deciso di approfittare del sole, quindi di stare al mare e dunque riservare agli acquisti e agli affari qui in fiera il dopo cena. Però ricordiamo che c'è anche la giornata di domani. Per quanto riguarda l'ordine pubblico invece tutto è proseguito liscio, non ci sono stati intoppi, anche le polemiche che solitamente accompagnano la fiera dal punto di vista della viabilità quest'anno sono state tutto sommato tranquille. È chiaro che per raggiungere Viale Dante Alighieri e Viale Adriatico bisogna parcheggiare non proprio qui a due passi e di conseguenza insomma c'è il problema dei parcheggi. Per quanto riguarda invece le lamentele, l'unica lamentela che abbiamo raccolto è tra gli ambulanti. Qualcuno sostiene che bisognerebbe vietare i microfoni, quelli che qualcuno utilizza per vendere alcuni prodotti per la casa, per esempio come il panno piuttosto che il tritatutto. Ecco, sono microfoni che a volte vengono utilizzati con un volume un po' troppo alto. Qualcuno dice a Senigallia, per esempio alla fiera, lì i microfoni sono vietati e chi vende utilizzando la propria voce. È un messaggio che lanciamo. Vedremo se il prossimo anno chi organizza la fiera lo accoglierà oppure no. Oggi abbiamo fatto un giro e abbiamo incontrato delle persone interessanti, vediamo. Signore e signori, buonasera a tutti. Guardare qui, questa sera guardare il televisore. Fano TV. Fano TV. Da dove venite? Milano. Ah, Milano, è la prima volta che siete qui alla Fiera di San Bartolomeo? No. Conoscete già? No, sì. Cosa ha comprato, glielo posso chiedere? Mutande per me. Le mutande? Sì. Ha fatto affari, quanto le ha pagate? 6-10 euro. Insomma. Beh, l'acquisto per adesso è per questo signore qua. E... Cosa ti hanno comprato? Due libri, purtroppo. Libri? Non dire purtroppo. Purtroppo sì. Quando... Ti piace leggere, studiare? Certo che no. Dai, Francesco! Onorevole, anche lei alla fiera? Come no, come tutti i fanesi. Ma lei ha comprato qualcosa oppure no? Siamo appena arrivati, adesso facciamo un giro per tutta la fiera e poi vediamo. Okay. Buona passeggiata. Anche a lei. Cosa avete comprato? Abbiamo comprato 2-3 robaccia così. È giusto per dire che siamo stati alla fiera qua. Ha fatto degli affari? Mi sembra di sì, perché 3 euro. Cosa ha comprato? Le padelle? 2 padelle a 6 euro, non ricordo. Buono. Speriamo. Lei signore cosa ha comprato? Tappetino, uno zerbino e una pentola. Quanto ha speso? 2 euro e 6 euro. È andata bene. Stai provando qualcosa per cantare? Sì, oggi è giorno di riposo, però non perdiamo tempo e proviamo la nuova strumentazione. Sa. Ciao, baci. Per avere uno stand qua quanto pagate? Io ho circa 300 euro, poco più di 300 euro. E quanto spazio vi danno? C'ho 7 metri per 4. Quindi per 3 giorni? Per 3 giorni, sì. E rispetto alle altre fiere? Ma in linea siamo tutte lì, ormai i prezzi sono quelli. Come li giudica? Un po' esagerati, perché comunque il lavoro è calato, non è più sostenibile e quindi di conseguenza diventa sempre più difficile andare avanti. Carnaroli, sta qui alla fiera anche lei? Sì, la fiera è un evento al quale non si può mancare, molto bello. Fortunatamente ci aiuta anche il tempo, quindi mi pare che sia andata bene. È una fiera antichissima, più di 500 anni di storia, lei l'ha vissuta da sindaco tanti anni fa. Vero. È sempre uguale, però è sempre bella. È sempre bella, comunque stavamo dicendo adesso che comunque la gente viene, pur sapendo che troverà più o meno le stesse cose, però avevamo pensato, durante il periodo diciamo delle mie amministrazioni... Ricordiamo l'anno. Almeno dal 95 al 2004
Ecco, insieme a Dario Fo avevano tentato di studiare un'ipotesi di rilancio della fiera. Ma adesso dico, se era Dario Fo, però bisognerebbe pensare qualcosa per il rilancio. Grazie compagno Cesare, grazie. Ovviamente con l'ex sindaco Cesare Carnaroli abbiamo scherzato e, come dicevo, la fiera c'è anche domani. Per il momento è tutto, a voi la linea. Bene, grazie a Marco Ferri per questo spaccato di Fiera di San Bartolomeo. Si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi torniamo domani sera alle 20:30 puntuali. Se vorrete saremo qui. Buona serata a tutti voi.